No, io metterò in campo quelli che penso stiano bene fisicamente, al di là di quanto minutaggio hanno avuto nelle partite precedenti, ma se ho garanzie fisiche, perché sicuramente domani ci sarà una partita dove bisognerà correre forte e tanto, però se stanno bene vanno in campo e sceglierò in base alla strategia che vogliamo attuare contro i nostri avversari. Ci sono tanti calciatori che vanno gestiti perché non dimentichiamo, domani sarà la quarta partita in 10 giorni. È che io con tutti gli scongiuri del caso voglio fare un monumento al capitano perché in 3 partite ravvicinate ogni 3 giorni ha fatto sempre 12 km. Questo andrebbe clonato veramente a Rigoni e spero che domani ne faccia altrettanti, ma veramente. Sta correndo come un ragazzino e sta recuperando, ma questo è anche la crescita esponenziale dal punto di vista fisico, anche di Soprano, che solitamente negli impegni ravvicinati aveva sempre accusato. Si vede che ormai hanno metabolizzato le intensità, i recuperi, le velocità, e quindi di questo sono molto soddisfatto. Però è chiaro che devo gestire le tante energie spese, perché per ora. Non voglio dire niente, ma siamo andati bene, non è successo nulla di negativo e quindi spero di finire questo tour de force veramente sfiancante, continuando ad avere tutto il gruppo disponibile.